dovrebbe andare direttamente alla battuta qui Di Maria, è stata chiamata alla distanza dalla squadra in maglia bianco-blu. Dunque Di Maria, non va il tiro, Scodella in area di rigore, la spizzata e poi il gol. Da uno schema è nato il gol del vantaggio di Parigiani, 1-0, sigillo. Girando la dei cambi, Filippetti e Brunelli in campo per il sigillo. Calcio di punizione battuto, lancio proprio per uno dei neoentrati. Prova con il, ha provato con il numero 19, poi la conclusione respinta da Mecozzi. L'azione che poi, la ripartenza che sfuma dell'Iz, brivido però. Sentendo il fischio del direttore di gara che arriva in questo istante, la conclusione con il destro, il miracolo, in tuffo del portiere del sigillo. Poi c'è il contropiede della squadra ospite, sta molto bene con eleganza Filippetti, il pallone termina dalle braccia di Lovizzon. Filippetti, Parigiani, giro palla del sigillo, Tartaglia prova con una conclusione magistrale di Brunelli, 2-0 per il sigillo, strepitoso gol. Anche da quest'altra parte lo fuoco in area di rigore, Lovizzon si salva in qualche modo. Tajani, la conclusione di Tajani è il 3-0 per il sigillo, gran gol del numero 2 della squadra di casa. Passarelli non può arrivare su questo lancio del compagno, dunque rimessa laterale per il sigillo. Gancio di Santucci che viene però anticipato. Ciurleo prova a puntare la porta, va col mancino, palo, gol. Gran gol qui di Ciurleo, 3-1, sembrava fosse uscito il pallone, invece ha gonfiato la rete, gran gol col mancino, riapre la partita il Leeds. Di Maria di testa interrompe la trama, costabile, anzi è per il Leeds la rimessa, scusate, break da parte di Codiani, Codiani in mezzo per Di Maria, aggancio numero 11, la conclusione di esterno murata da Costabile. Dunque fallo laterale per il sigillo, già battuto, Santucci può concludere da solo, pallone che sfiora il palo alla sinistra di Mecozzi, che occasione, sarebbe stato un gol meraviglioso. Costabile, Passarelli ha provato a servire un compagno di prima, non c'è riuscito, Di Maria, discesa di Petrolo, in mezzo il tacco di Tajani, poi la traversa, il gol di Brunelli, coppietta per lui, 4-1, dilaga il sigillo. Rimessa dal fondo già battuta, Filippetti, Cesaretti, primo pallone toccato da lui. Giro palla, la pressione di Checconi deve allontanare Parigiani. Ciurleo, Piacentini, Passarelli, ma capisce tutto Santucci, può andare in contropiede il sigillo. Prova a scodellare per Checconi di tacco per Lo Foco che la mette giù. Viene però accerchiato Passarelli, la conclusione col destro, il grandissimo gol di Passarelli, 4-2, gran gol con il destro. Rimessa dal fondo già battuta, Filippetti, Cesaretti, primo pallone toccato da lui. Giro palla, la pressione di Checconi deve allontanare Parigiani. Ciurleo, Piacentini, Passarelli, ma capisce tutto Santucci, può andare in contropiede il sigillo. Brunelli, Brunelli per il destro di Santucci, 5-2 sigillo. Conclusione non abbastanza potente da impensierire il portiere che comunque era sulla traiettoria, seguiva il pallone andare fuori. Ciurleo per il Leeds, capisce tutto Santucci, contropiede Brunelli, Brunelli, Santucci con il destro e c'è il gol, 6-2 sigillo, doppietta per Santucci, gran tandem qui con Brunelli.
Rimessa lunga per Lo Foco, esce Lovizzon che non trattiene Lo Foco. Pallonetto alto sopra la traversa. Brunelli per Tajani, ma Ciurleo blocca tutto ed esce anche molto bene da una situazione complicata. Poi il suo servizio per Checconi è troppo lungo, deve uscire Lovizzon con i piedi. Filippetti per vie centrali, può appoggiarsi a Cesaretti. Preferisce tornare da, appunto, da Cesaretti, ma non c'è più tempo. Sigillo 6, Leeds 2. Ottiene dunque la vittoria la squadra in maglia bianca e si porta a casa la partita.